GP Brno, vince Marquez, Rossi rimonta pazzesca. GP Brno. Marquez ha vinto il GP della Repubblica Ceca corso oggi pomeriggio a Brno e è finito con un trionfo spagnolo grazie al secondo posto di Pedrosa e al terzo di Vinales. Insomma, gli iberici hanno fatto cappotto togliendosi la soddisfazione di dedicare a Nieto, morto tre giorni fa, un podio interamente giallorosso. Mentre le ceneri dell'ex campione venivano disperse nel mare di Ibiza, i suoi giovani successori si sono dati da fare, con Marquez che allunga in classifica e Vinales che lo tallona. Valentino Rossi è finito quarto dopo una rimonta eccezionale, Kutechnov si è piazzato quinto precedendo gli italiani Dovizioso e Petrucci. GP Brno. La gara è stata divertente e completamente rivoluzionata dopo pochi giri dalle condizioni della pista che sono passate dal bagnato all'asciutto, costringendo i piloti al cambio moto. All'inizio, a mettersi in testa, è stato un sorprendente Lorenzo che sul bagnato andava proprio bene, a tallonarlo Rossi e Marc Marquez, con quest'ultimo che durante il terzo giro si è ritrovato in decima posizione rischiando una disfatta totale. Lo spagnolo, spinto dalla necessità, ha optato per tornare ai box già dal quarto giro e passare ai pneumatici da asciutto nonostante la pista fosse ancora umida in molte zone. GP Brno. Gli altri ci hanno messo un po' a prendere questa decisione, ma soprattutto l'errore grande è quello commesso da Rossi, Zarco e Dovizioso che hanno pagato cara la scelta di essere stati gli ultimi a effettuare il cambio. Marquez, con la pista che si andava asciugando, ha iniziato ad andare 10 secondi più veloce degli altri e così, dopo il turbillon di cambi, si è ritrovato in testa alla gara. Valentino Rossi, una volta uscito dai box, si è ritrovato intorno alla quindicesima posizione e da lì ha dovuto iniziare una rimonta che è stata davvero brillantissima. La classifica rimane corta e interessantissima con Marquez a quota 154 punti, Vinales 140, Dovizioso 133, Rossi 132 e Pedrosa 123. La settimana prossima si corre di nuovo. Domenica prossima da Spielberg andrà in onda il GP d'Austria.